Ciao. 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 Sempre più bella. Ma fammi entrare. Ciao. Aurora. Buon appetito, facciamo un brindisino. Un brindisino? Sempre prima dell'amicizia. Prima, durante e dopo. Sempre il solito, Dennis. Tesoro, come se avessimo brindato, dai. Certo. È stata una bella serata, no? Sì, dai. Non è stato toccato niente di tutto quello che ho cucinato, ma a parte questo. Io e Dennis abbiamo mangiato come degli strafogati. Forse tu e Dennis. Ma la sua tipa non ha toccato cibo. No, guarda che ti sbagli, anche lei sarà vegana. No, ho visto che sentiva il pollo, quindi. Vabbè. Ma comunque la tipa in gamba. Cioè, stanno bene, sì. Sì, ho notato che c'era una bella intesa anche con te, vero? Tra me ed Elena. Sì, Elena o come si chiama? Si chiama Elena? Appunto. No, non mi dire adesso che devi farla gelosa. Questa cosa. No, no, anzi, guarda. Mi sa che mi riposo un po', perché domani ho una giornata abbastanza impegnativa. Quindi. Ah, ma è stata una bella giornata. Insomma, perché. Sì. Perché deve essere così? Una bellissima serata. Notte. Notte. Ora davvero? Sì. Non me l'aspettavo. Espone a Los Angeles tra due mesi. Addirittura. Sei una vera e propria artista. No, ascolta, non ti preoccupare, anch'io la prima volta che l'ho visto ho pensato che fosse tipo una ballerina di lap dance, fai tranquillo. No, dai, comunque non è da tutti i giorni, insomma, avere più a tavola. Beh, no, ma guarda, in realtà è molto scenografico, nel senso. Di Pingo davvero a Los Angeles, però fa parte di un progetto regionale dove ci sono molti altri artisti. Beh, senza nulla togliere comunque. Pensa che da casa sua escono continuamente modelle e modelle. E le modelle nude. Che vi tasca? Di che vi tasca? C'è un maiale, dai. Chi ti scrive a quest'ora? Ah, no, niente, mia mamma che arriva domani. Ciao. Sì, sì, sì. Tutto bene, voi? Sì, e so che, insomma, da Samuele che dovevi passare oggi, vero? Ah no? Ah, mi sembrava che avesse ricevuto un tuo messaggio ieri sera. No, 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 forse ho capito male. Sì, va bene, ok, d'accordo. Grazie, grazie, anche a voi, buona giornata. Ciao, ciao, scusami. Seriamente ne dobbiamo parlare ancora? Eh? Avrò il diritto di essere preoccupata, no? Ma no, perché non c'è nessun motivo per essere arrabbiata. Me l'avrò vista tra sì e no 4 volte. Tutte le volte c'eri te, a parte una che era c'era Dennis. Quindi? Ma poi anche se l'avessi vista 1000 volte? Perché avresti dovuto? È un ragionamento, Chris. Sei impossibile, ti giuro, sei impossibile. Sono solamente preoccupata. La Madonna Santa Aurora. Ma è così difficile per te? Provare a rassicurarmi anziché alzare solo la voce. Ma no, perché mi fai incazzare il fatto soltanto che tu possa dubitare di me. Cioè, poi se. E lo dico soltanto per ragionare, ok? Ma se avessi messo gli occhi su Elena, ok? Ma tu credi davvero che io avrei rovinato l'amore della mia vita e il mio migliore amico? Allora,
Davvero credi questo di me? Ti sembra davvero che io sia questo? No. Thank you.